Bene, ciao a tutti, e questo per me è il momento speaker. Parlo anche per conto di MailChimp, che è, come ho già detto, top sponsor del Freelance Camp Club. E in questo talk vi racconto un po' che cosa è successo di nuovo in MailChimp in questi ultimi mesi, perché sono arrivate tantissime novità e MailChimp adesso è veramente diventato una cassetta degli attrezzi piena di strumenti utili al marketing dei freelance. Come probabilmente molti e molte di voi sanno, MailChimp nasce come strumento per fare email marketing e come tale ha avuto uno straordinario successo da quando è nato a oggi. E questo che vi sto mostrando è un'analisi della market share di MailChimp. Come vedete, a livello globale, MailChimp copre quasi il 69% del mercato dell'email marketing. In Italia è una percentuale leggermente più bassa, ma è impressionante comunque il 63%. Concorrente che arriva dopo MailUp non arriva al 19%. Quindi, diciamo, MailChimp fa email marketing e continua a farlo alla grande per tantissime aziende, per tantissimi clienti. Tuttavia, da diversi anni MailChimp ha iniziato ad arricchire, diciamo, la sua cassetta degli attrezzi con tanti altri strumenti che servono non solo a promuovere il proprio business, ma anche a mettere il business online. E quando parliamo di market your business, non si tratta solamente di email, ma di molto altro. Ma partiamo dalla get your business online. In che senso MailChimp è diventato anche uno strumento in grado di aiutarci ad andare online? Ha iniziato, ad esempio, ha messo insieme un tool per creare siti internet. Uno dice: ma perché mi dovrei fare il sito internet con MailChimp? Questo è quello che ho pensato io la prima volta che ho iniziato a vedere i website builder all'interno dei menu di MailChimp. E poi cosa è successo? A inizio, più o meno in primavera, quando si era nel pieno della pandemia, MailChimp ha lanciato una delle varie iniziative a supporto degli small business, offrendo a chiunque ne facesse richiesta di registrare per 4 anni un dominio, purché all'interno di questo dominio venisse costruito e pubblicato un sito fatto con il website builder di MailChimp. E quello era più o meno il periodo in cui noi stavamo ragionando sull'edizione online del Freelance Camp e stavamo iniziando a costruire quello che adesso è il progetto del Freelance Camp Club. Allora, un giorno io, cercando, ho visto che era libero il dominio freelancecamp.club e mi sono detta: ma approfittiamo dell'offerta di MailChimp, registriamo con MailChimp freelancecamp.club e costruiamoci dentro un sito. Era soprattutto per me un modo per sperimentare le funzionalità del site builder e da questo esperimento, che non ho fatto subito, insomma, ho registrato il dominio, l'ho lasciato lì dormire per un pochino di settimane, poi ho ripreso in mano e in poche ore ho costruito un sito, un piccolo sito. È stato molto semplice perché il website builder di MailChimp ha un editor a blocchi assolutamente simile all'editor a blocchi che avevo usato per anni per creare le campagne email. Quindi con questo editor a blocchi io trascino i vari pezzi che mi servono all'interno della pagina o delle pagine che sto costruendo, ne definisco gli attributi di formato e vado a impostarne il contenuto. E quindi ho messo in piedi un sito, uno dei classici siti di una pagina in cui voi scrollate giù e trovate un sacco di cose, call to action, spiegazioni del perché dovreste considerare il Freelance Camp Club, testimonial, la possibilità di iscrivervi alla newsletter. Naturalmente noi ci teniamo molto che voi vi iscriviate alla newsletter e quindi nel momento in cui ve ne state per andare dal sito esce fuori una pop-up, anche questa costruita con il pop-up builder di MailChimp, che vi ricorda che se vi iscrivete alla newsletter potete ricevere 7 lezioni su come diventare freelance migliori. Ovviamente, mentre io guardo queste slide, vedo improvvisamente un refuso e quindi tolgo subito la slide. Ho detto il sito freelancecamp.club è un sito dimostrativo di una sola pagina, ma il website builder di MailChimp permette di creare anche dei siti più articolati, con più pagine, con più funzionalità. E chiaramente non è un sito
complesso e articolato come può essere il freelancecamp.net o il sito di Digital Update, ma per chi sta partendo può essere un'opzione interessante, anche perché dentro c'è la possibilità di integrare Stripe o Square in modo da vendere direttamente dal proprio sito MailChimp. E questa cosa io volevo sperimentarla, ho detto, ma sai che c'è? Non mi piace il fatto che nella pagina freelancecamp.club uno non possa fare subito la membership. Proviamo a vedere come fargliela acquistare immediatamente. E detto fatto, mi sono andata a registrare su Stripe e ci ho messo tipo un quarto d'ora per aprire l'account Stripe di Digital Update, compreso tutto il tempo per mettere dentro i dati miei, di Gianluca, della società. E ho connesso Stripe al mio account MailChimp e poff, ho inserito un blocco pagamenti, e ho pubblicato le modifiche e qualche giorno dopo una persona ha comprato la membership direttamente dal sito freelancecamp.club. Quindi fantastico, un successo totalmente imprevisto. Ecco, la cosa che mi veniva in mente era, insomma, per una persona che magari, per un freelance magari che abbia due o tre servizi pacchettizzati e che quindi magari non ha bisogno di un e-commerce complesso e articolato con un catalogo suddiviso per categorie, varianti, eccetera, avere la possibilità di mettere online subito un sito e cominciare a vendere non è male. Fra l'altro, i blocchi pagamento Square e Stripe sono disponibili anche nelle landing page, che sono anche quelle uno strumento molto interessante. Noi, ad esempio, in Digital Update le stiamo usando ultimamente tanto. Noi, come Digital Update, abbiamo un sito costruito con WordPress, con dentro un WooCommerce integrato con MailChimp, naturalmente, però negli ultimi tempi stiamo usando le landing page per i nostri webinar. Qui ve ne faccio vedere una, qui a sinistra vedete tutta la landing page intera e poi a destra, al centro e a destra, i dettagli un pochino più ingranditi. E questo ad esempio è il webinar che faremo il 10 novembre con Nicola Carmignani. Questi sono webinar soggetti a registrazione. Le persone possono partecipare se si registrano, e registrarsi che cosa significa? Significa, se non si è ancora iscritti alla newsletter Digital Update, iscriversi alla newsletter di Digital Update. Mentre se si è già iscritti, si registra semplicemente il fatto che si andrà a partecipare al webinar. E queste landing page, che veramente si fanno in pochi minuti, funzionano. Noi ovviamente lanciamo delle campagne per portare traffico a queste landing page, però sono landing page che hanno dei tassi di conversione fra il 30 e il 40%, e ci hanno portato davvero tanti nuovi iscritti e tante persone anche ai webinar. Quindi questa delle landing page è anche questo uno strumento piuttosto recente della suite di tool MailChimp, che viene estremamente utile qualunque sia il livello di complessità del vostro business. E anche qui, ripeto, volendo si possono mettere direttamente dei blocchi per farsi pagare, per vendere immediatamente i propri prodotti. Siamo andati online o siamo già online con il nostro sito, naturalmente a questo punto dobbiamo portare traffico, dobbiamo promuovere il nostro business, dobbiamo farlo conoscere. Da questo punto di vista ovviamente ci sono le campagne email che tutti conosciamo, che sono il cavallo di battaglia classico di MailChimp e che oggi sono visibili insieme alle altre campagne anche in una modalità a calendario che viene molto comoda. Questo qui ad esempio è il calendario di ottobre dell'account MailChimp del freelance Camp, come vedete abbastanza fitto, come vi sarete anche accorti da tutti i messaggi che vi sono arrivati. Ma MailChimp consente anche, ad esempio, di programmare post sui social network, che per alcuni può essere comodo. Pianificare, preparare i post direttamente dal pannello MailChimp, andando ad attingere alle immagini già preparate per le campagne all'interno del brand repository, e pianificare la loro comparsa nei nostri account Facebook, Instagram e Twitter. Non è una cosa che io faccio direttamente con i progetti miei, ma ad esempio ho dei clienti che usano il social posting e ne sono molto contenti, perché si ritrovano comunque all'interno di un unico pannello campagne
i risultati dei vari loro post in termini di reach, in termini di impression, di engagement e ovviamente poi dei report anche più dettagliati. Quindi social post che vanno in organico sui nostri profili social e anche advertising. Advertising sia sulla rete Facebook, Instagram, sia sulla rete display di Google. Anche qui l'advertising dentro MailChimp lo dobbiamo fare, non lo dobbiamo fare. Dipende se siamo degli esperti di Facebook advertising, molto probabilmente sicuramente useremo il business manager per fare le nostre campagne, ma magari non siamo ancora diventati abbastanza bravi da poter gestire l'advertising dal business manager, o ad esempio nel caso della rete display di Google non abbiamo voglia di metterci a studiare i Google Ads. Questo ad esempio è il mio caso, mi dichiaro colpevole e infatti io all'interno dell'account MailChimp di Digital Update ho usato il retargeting sulla rete Google Ads delle persone che passano per il sito Digital Update e ho messo in piedi alcune campagne molto semplici che fanno sì che le persone che visitano, che hanno visitato Digital Update, si vedono ogni tanto ricomparire degli annunci molto semplici che promuovono i nostri corsi online. Ecco, queste campagne che io ho preparato attraverso MailChimp per la rete Google Ads, io vi giuro, forse ci ho dedicato 3 ore in tutto a fare 3 gruppi di queste campagne. E ieri, mentre preparavo questo talk, sono andata a vedere quanto abbiamo speso in 2 anni e quanto abbiamo venduto attraverso i report Ultimo Click di Google Analytics e ho trovato che queste campagne che io ho fatto veramente con la mano sinistra hanno un ritorno sull'investimento pubblicitario maggiore di 5. Che insomma sono sempre dei bei numeri, cioè per ogni euro che noi abbiamo speso in queste campagne abbiamo venduto 5,6 euro di iscrizioni a qualche corso Digital Update e quindi io e Gianluca ci siamo ripromessi di tornare a metterci le mani, dedicargli un pochino più di attenzione perché insomma sembra che funzionino. Naturalmente, ecco, funzionano in contesti piccoli o non tanto grandi da poter sfruttare le funzionalità più raffinate di uno strumento complesso e articolato come Google Ads, ma per business che siano all'inizio, per freelance che abbiano tutto sommato una complessità del loro marketing non così grande, avere a disposizione uno strumento veloce che ti permette di preparare le campagne e poi non pensarci più tutte all'interno dello stesso pannello è una gran bella cosa. MailChimp è uno strumento molto utile anche soprattutto per chi lavora business to consumer e quindi si rivolge principalmente alle persone per essere usato come CRM perché quando noi andiamo all'interno della nostra gestione audience abbiamo tanti strumenti per la segmentazione, per il targeting basato sui comportamenti delle persone, per individuare e registrare le caratteristiche e i comportamenti delle persone che hanno a che fare con noi. Di recente è stata introdotta una funzione che è ancora in beta, che è molto interessante, la inbox, che è un centro di messaggistica. Praticamente fa sì che le persone, quando rispondono a qualcuna delle nostre campagne email o quando pubblicano, o quando rispondono a uno dei nostri sondaggi, mandino un messaggio e questo messaggio viene salvato, viene registrato all'interno di un repository dei messaggi nel quale noi possiamo anche rispondere e fare conversazione. Questo ad esempio sono tutte le risposte al sondaggio che io ho mandato nei giorni scorsi su come vi dobbiamo distribuire la welcome bag dell'edizione Roma Online e come vedete noi possiamo anche rispondere alle persone, colloquiare con loro. E tutte queste informazioni restano salvate nella storia dei nostri contatti. Quindi noi possiamo avere un quadro completo di che cosa le persone hanno fatto, hanno acquistato, dei messaggi che ci siamo scambiati e possiamo gestire i messaggi anche in maniera collaborativa, perché se mentre io sono dentro alla inbox
c'è un'altra persona dello staff che sta rispondendo a quel messaggio, io vedo che la persona sta rispondendo e quindi so, insomma, non ci pestiamo i piedi gli uni con gli altri, sappiamo tutti che cosa sta succedendo in quel momento. Ho parlato di sondaggi, anche i sondaggi sono uno degli strumenti più recenti che sono stati introdotti in MailChimp. Noi li abbiamo usati abbastanza sia su FreelanceCamp sia su Digital Update e vengono molto comodi perché permettono di raccogliere il parere delle persone sia in maniera anonima sia in maniera firmata, fra virgolette, e permettono anche di taggare le persone, di capire chi ha risposto e chi non ha risposto, il che è molto comodo per poi adeguare i nostri comportamenti al comportamento delle persone. Gestire i sondaggi dentro a MailChimp è molto facile e intuitivo. Qui vedete uno dei sondaggi che noi abbiamo fatto e vedete come è possibile aggiungere una domanda. Naturalmente, se anche qui, se noi abbiamo bisogno di creare un sondaggio articolato con una logica in cui se io rispondo in un modo a una domanda prendo una strada e altrimenti ne prendo un'altra, dovremmo usare degli altri strumenti. Ma per molte delle nostre richieste di feedback, diciamo che questo è uno strumento buono abbastanza. E la filosofia degli strumenti buoni abbastanza è una filosofia che io apprezzo molto, perché già abbiamo sempre tante cose da fare, dovere usare degli strumenti che oltrepassano, diciamo, le nostre necessità, a volte più una complicazione che altro. E l'ultima cosa di cui vi voglio parlare è un gioco che mi piace tantissimo. Anche questo è ancora in beta, anche se io devo dire lo vedo migliorare di giorno in giorno, è il Creative Assistant. Il Creative Assistant è un motore potenziato dall'intelligenza artificiale a cui noi diamo in pasto il nostro sito, l'URL del nostro sito, e il Creative Assistant analizza le immagini, le parole, i colori che sono nel nostro sito e inizia a generare delle grafiche in vari formati, in vari stili, che riprendono quello che ha trovato nel nostro sito. E queste grafiche noi possiamo prenderne una e andare a lavorarci sopra, a raffinarla. Possiamo ad esempio andare a impostare bene quello che è il carattere del nostro brand, scegliendo noi stessi i font da utilizzare, i colori, e andando a modulare la personalità del brand. E possiamo, per ciascuno di queste grafiche che sono state preparate, ottenere, chiedere vari formati, e per ciascuno di questi formati, vedete che qui c'è l'icona della modifica, andare anche a sistemare sostituendo la foto, cambiando i testi, adattandole come ci servono, in modo da avere una serie di grafiche coordinate che poi potremo usare in tutti i contesti in cui ci servono. Quindi dobbiamo lanciare una campagna e la vogliamo lanciare su Facebook, su Instagram, e anche avere un header per la nostra campagna email, chiediamo i rispettivi formati e il Creative Assistant ci prepara tutte le nostre immagini. Questo vuol dire che non abbiamo più bisogno di grafici? Assolutamente no, i grafici hanno un ruolo fondamentale, estremamente importante, non vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché vi confesso una cosa: se nel nostro sito ci fossero state delle grafiche brutte, delle foto brutte e una cattiva scelta dei colori dell'immagine coordinata, anche i risultati del lavoro del Creative Assistant sarebbero stati molto meno soddisfacenti, come si dice, garbage in, garbage out. E quindi, insomma, dobbiamo, il nostro Creative Assistant produce delle cose che ci piacciono, perché ad esempio Roberto Pasini ha lavorato molto bene sull'immagine dei siti Digital Update e FreelanceCamp, perché ai FreelanceCamp ci sono sempre stati dei fotografi molto bravi a scattare le foto, e quindi, insomma, abbiamo roba buona che mettiamo dentro al motore dell'intelligenza artificiale. Però per tanti lavori, diciamo, di bassa manovalanza, che sono: mi adatti quella grafica lì alla copertina del video, oppure me la fai quadrata che la voglio mettere su Instagram? Ecco, per queste cose qui che sono time consuming, alla fine poco gratificanti, e in cui non c'è poi quella creatività bella e vera
che piace a noi, ecco, il Creative Assistant funziona benissimo, ci fa risparmiare un sacco di tempo e a volte ci fa risparmiare anche un po' di soldi. E quindi tutta questa suite di strumenti unita alle potenzialità che MailChimp ha sempre avuto di essere uno strumento veramente fantastico per fare campagne email, corrispondono perfettamente a quello che è uno dei motti di MailChimp, Empower the Underdog, cioè dai a chi non è proprio leader di settore gli strumenti per fare marketing e per promuovere il proprio business in maniera davvero smart. E devo dire, questa può sembrare un motto, qualcuno può pensare che sia, come dire, un modo di dire, invece Empower the Underdog è proprio un qualcosa che nasce, che è tanto nello spirito di MailChimp e che appartiene tanto anche alla storia personale dei due fondatori di MailChimp, Ben Chestnut e Dan Curtius. Entrambi vengono da famiglie in cui c'erano degli small business, dei micro business. La mamma di Ben aveva un negozio da parrucchiera in casa e il padre di Dan aveva una panetteria. Insomma, quindi entrambi conoscono bene le difficoltà dell'avere un micro business e del dovere contemporaneamente pensare a mille cose. E devo dire che MailChimp sta offrendo, sta arricchendo la sua suite di strumenti anche con un atteggiamento di grande ascolto rispetto a quelli che sono i feedback che arrivano dalla community di utenti e dalla community dei partner. E qui concludo il mio talk parlando di quello che MailChimp fa per i freelance e naturalmente anche per le agenzie. MailChimp ha da diversi anni un programma partner estremamente ricco che però adesso è stato ulteriormente arricchito di opzioni e di opportunità. È diventato una community, MailChimp & Co. E dentro la community ci sono i partner veri e propri. Io sono partner da un po' di anni e insomma, insieme a me tanti altri, io sono anche uno degli animatori della community Slack dei partner, ma MailChimp & Co. è aperta anche a chi ancora non è partner, ma usa MailChimp per i propri clienti, non solo per se stesso. Quindi se qualcuno di voi che state ascoltando usa MailChimp anche per altri, venite a dare un'occhiata a MailChimp & Co. Come dice l'illustre testimonial che vedete nella slide, è un luogo dove ci sono un sacco di cose da imparare, c'è un'academy in cui è possibile seguire dei corsi e anche passare degli esami per certificarsi come partner accreditati in vari ambiti. Io ho la certificazione sia sul MailChimp Foundations, sia sull'email marketing, sia sull'email automation, e questa anche delle certificazioni ufficiali MailChimp è stato, insomma, una bella cosa che è arrivata per noi partner, che innanzitutto i corsi e gli esami che portano alla certificazione ti fanno riflettere su un sacco di cose. E anch'io, che faccio email marketing da un sacco di tempo e uso MailChimp da più di 10 anni, devo dire, studiando per le certificazioni ho imparato delle cose nuove. E poi davvero la community di pratica dei partner MailChimp è un luogo dove, un pochino come nel Zoom Club del Freelance Camp, si imparano tante cose dalle esperienze degli altri. E per citare una frase bellissima che prima ha detto Roberta Buzzacchino, un bel magazzino delle esperienze. E con questo concludo il mio talk, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio di nuovo anche MailChimp per il supporto che sta dando al Freelance Camp.